In occasione della giornata mondiale dell'acqua abbiamo pensato di aprire due impianti principali che sono un po' anche quelli più caratteristici dell'azienda ai cittadini per far sì che possano conoscere quello che c'è alla fine dietro la bolletta del Ruzzo, che non è solo acqua, ma è tutto un sistema di impiantistica di alta tecnologia che secondo me merita di essere conosciuto dal territorio. Partecipanti in gruppi vengono accompagnati proprio all'interno degli impianti dai nostri tecnici e dai dirigenti che spiegano, diciamo, la modalità. La vista è uguale sia per il potabilizzatore che per il depuratore, poi a seconda dell'impianto ovviamente è diversa la spiegazione, che spiegano quello che c'è appunto all'interno del processo di potabilizzazione per il potabilizzatore, facendo vedere tutti i passaggi, facendo vedere tutti gli impianti, le vasche, cioè vogliamo che il cittadino proprio, è un'operazione trasparenza, proprio veda all'interno della Ruzzo Reti come funziona. Possono fare domande, possono partecipare assolutamente e chiarire ogni loro dubbio anche in merito alla sicurezza dell'acqua, in questo caso qui al potabilizzatore. Allora, non era per gli studenti, nel senso non è stato dato comunicazione alle scuole, però ci ha fatto piacere che una scuola che aveva visto la pubblicità, una insegnante, è stata un'iniziativa di un paio di insegnanti, hanno chiesto di poter visitare la scuola della costa, hanno chiesto di poter visitare il depuratore. E il discorso del depuratore è un discorso importantissimo perché non ci scordiamo che abbiamo la costa con tutte bandiere blu e quindi sostanzialmente il depuratore è uno dei protagonisti della rinascita dei nostri mari. L'Italia, io parlo per l'Abruzzo perché ovviamente poi le realtà vanno conosciute settore per settore. E sicuramente noi non abbiamo la cultura per quello che concerne il riuso, in questo caso non abbiamo la cultura del risparmio dell'acqua. Infatti i cittadini della provincia di Teramo, per esempio, sono attenzionati proprio perché c'è un grande consumo di acqua. E questo col passare degli anni e con l'aumentare di queste problematiche di siccità inizia ad essere un problema. Per quello che concerne la rete idrica italiana, sicuramente la problematica è elevata, si parla di una dispersione idrica di circa il 60% su scala nazionale, che è altissima. Qui in Abruzzo devo dire che stiamo lavorando, noi a Teramo in particolare abbiamo una soglia molto più bassa della media, intorno al 30%, quindi siamo soddisfatti, anche perché gli investimenti che abbiamo fatto come Consiglio di Amministrazione negli ultimi 6 anni sono proprio stati indirizzati sotto questo profilo. Parliamo di una provincia molto ampia che va dalla montagna fino al mare, quindi c'è ancora molto da fare, però la strada che abbiamo intrapreso è quella corretta.